Apsan Zino Mini Pro R. Questo è il nuovo nome scelto da Apsan per il suo nuovo drone che sta per arrivare sul mercato, di cui vi ho parlato già nel video scorso, ma che oggi ragazzi abbiamo la possibilità di andare ad analizzare più approfonditamente, perché sappiamo tutti i dettagli e tutte le caratteristiche tecniche che ha questo nuovo drone di casa Apsan. Apsan ha deciso di chiamare questo nuovo drone Apsan Zino Mini Pro R, prendendolo un po' da quello che sono le moto sportive, perché come sapete le aziende che producono moto sportive fanno sempre una versione R, mettendoci spesso e volentieri del carbonio. Infatti l'estetica di questo nuovo drone di casa Apsan è color carbonio, e poi ovviamente, come succede poi nelle moto, come abbiamo detto poco fa, anche le caratteristiche tecniche sono più estreme, perché la versione R è come se fosse una versione racing, quindi più sportiva. Apsan ha appunto scelto di dare questa tipologia di nome perché questo non è un nuovo drone, ma è una versione aggiornata e migliorata di lui, l'Apsan Zino Mini Pro. Io normalmente critico sempre le scelte marketing di Apsan, ma stavolta devo dire che la condivido. Perché? Perché Apsan ha rilasciato questo drone, l'Apsan Zino Mini Pro, circa un anno e mezzo fa, con delle caratteristiche assurde, con delle caratteristiche pazzesche per essere un drone 249 grammi. Cioè, quando è stato lanciato, nessun drone 249 grammi aveva caratteristiche simili a lui, davvero pazzesco. Il problema è stato che forse Apsan ha spinto un po' troppo sull'acceleratore, inserendo veramente di tutto di più su questo drone, ma non avendo ancora probabilmente quello che era la parte hardware adeguata al drone. Quindi questo drone ha pagato un prezzo, diciamo, nelle vendite, dovuto al fatto che era, diciamo, sì, con delle caratteristiche allucinanti sotto tutti gli aspetti, perché è completo in tutto, partendo dal sensore della fotocamera di 1 su 1.3 pollici, sensori anticollisione, minuti di volo veramente impressionanti, active track, aggiramento degli ostacoli, tutte cose pazzesche, valutate ovviamente su un drone di un anno e mezzo fa, e con un prezzo per quello che andiamo oggi a vedere davvero super competitivo, perché sembrava costosissimo lui quando è uscito, ma se andiamo a valutare adesso i diretti concorrenti Autel e DJI, lui è economicissimo. Quindi Apsan ha deciso appunto di andare a correggere e migliorare quei difetti che hanno penalizzato lui nelle vendite e soprattutto nel confronto con i suoi diretti concorrenti. Quindi cosa avrà di diverso questo nuovo Apsan Zino Mini Pro R? Ragazzi, avrà sempre la fotocamera da 1 su 1.3 pollici con le stesse identiche caratteristiche che aveva lui, ma con un gimbal completamente rivisto, che andrà ad eliminare quell'effetto gello che ha limitato tantissimo lui, che di cui è stato tanto criticato, perché tantissimi modelli ovviamente ne hanno sofferto in maniera fin troppo eccessiva. Quindi questo nuovo gimbal andrà a eliminare questo difetto, quindi una cosa sicuramente, già solo questa fa fare un salto di qualità pazzesco al drone, perché comunque il sensore, ragazzi, è lo stesso sensore che troviamo sul DJI Mini 3 Pro. Quindi non dimentichiamo che loro un anno e mezzo fa avevano già messo il sensore con la dimensione che ci ha dato adesso DJI nel suo Mini 3 Pro. E in più questo drone è in grado di registrare a 200 megabit per secondo, quindi con una definizione in dettaglio, ovviamente regolabile, perché decidiamo noi quanto bit rate dargli. Giusto per farvi capire, il DJI Mini 3 arriva intorno ai 100-120 megabit per secondo, qua possiamo arrivare a 200. Ma poi in che cosa peccava ancora questo drone? In che cosa non è funzionato quanto avrebbe dovuto questo piccolo drone di casa Apsan? Non ha funzionato nell'active track. Infatti qua in questa nuova versione, in questa versione R, è stato introdotto un active track 3.5, è stato rivisto, è stato ovviamente migliorato, e sicuramente gli fa fare quel salto di qualità che ci permetterà di avere un active track molto più performante. È stato cambiato il flight control, quindi passiamo a un flight control di quarta generazione per quanto riguarda Apsan, che dovrebbe darci ovviamente molto meno problemi di surriscaldamento, dovrebbe gestire molto meglio tutto quello che è il comparto hardware del drone, quindi un'altra cosa da non sottovalutare, appunto questo flight control. E un difetto che aveva questo drone erano i satelliti, perché lui ha la possibilità di agganciare i satelliti GPS e GLONASS,
e basta. E questo, ragazzi, è un po' limitante su un drone di questo livello. Se vuoi essere un drone di alto livello, non puoi avere solo GLONASS e GPS. E infatti, ragazzi, è stato introdotto in questa versione R anche Galileo. Quindi adesso avremo GLONASS, GPS e Galileo. Quindi avremo una costellazione di satelliti maggiore, quindi più velocità nell'agganciarli e soprattutto un numero maggiore di satelliti agganciabili. E questa è un'altra cosa che è stata migliorata in questo drone, che dava veramente molto fastidio. Poi un'altra cosa che è stata migliorata è la connessione wifi, perché come sapete Apsan ha una sua connessione proprietaria, si chiama SyncLix, e nello Zino Mini Pro è la versione 3, nello Zino Mini Pro R avrà una versione 3.5, questo per avere un'ottimizzazione ancora migliore nelle disconnessioni. E ragazzi, già è tanta roba, io ve lo dico, come ritorno video questo drone è pazzesco, viene dato per 10 km, non si capisce bene se è in FCC, CE, cioè quello che è non lo so, so solo che ragazzi abbiamo un ritorno video incredibile, cioè roba che su altri droni molto più blasonati di lui non abbiamo fino a questo livello. Ovviamente qua abbiamo una versione 3.5, quindi c'è ancora un ulteriore miglioramento anche sotto questo aspetto. Poi un altro aspetto che migliorerà è l'aggiramento degli ostacoli, che dovrebbe fare in maniera più fluida rispetto a come lo fa adesso, sebbene lui è stato il primo drone in assoluto 249 grammi a fare un'azione di questo tipo. Ci sono altri droni 249 grammi più costosi di lui che mi sembra che non lo facciano ancora, quindi detto tutto. Stavamo dicendo i sensori, questi sensori che avevano un grosso difetto: erano da calibrare spessissimo e soprattutto era complicato calibrarli, perché comunque i software che dovevamo installare nei nostri computer, sia che fossero dei Windows o dei Mac, era davvero complicato installarli, non era intuitivo, soprattutto per chi non smanetta troppo con i computer, e poi era da fare davvero spesso la calibrazione. Mentre con questa nuova versione R di lui anche questa cosa sparisce, i sensori non vanno più ricalibrati. Questa, ragazzi, è tanta roba, perché chi ha avuto un Apsan Zino Mini Pro o che ha un Apsan Zino Mini Pro sa che era una cosa veramente molto fastidiosa. E poi un altro aggiornamento importante arriva alle batterie, queste batterie che già in questa versione hanno tanta roba per la durata, perché nessun drone 249 grammi ha la sua durata, nemmeno lui, perché qua, ragazzi, a 35 minuti ci arriviamo veri, ok? Lui viene dato per 40, ma a 35 ci arriviamo. E in questa nuova versione vengono inserite delle nuove batterie, ok? Che hanno sempre 40 minuti di volo, quindi i minuti di volo non aumentano, ma viene data una garanzia sulle batterie che passa da 3 mesi a 12 mesi, e anche questa secondo me è importantissimo, perché darci una garanzia sulle batterie di 12 mesi è sicuramente tanta roba. E in più viene introdotta la possibilità di aggiornare le batterie da remoto, una cosa che non aveva questo drone, quindi Apsan potrà aggiornare le batterie. E in più viene introdotta una nuova funzione, la funzione X. Cos'è questa funzione X? È una funzione che secondo me è molto interessante, se usata nella maniera giusta. Se usata nella maniera sbagliata potrebbe essere una cosa diciamo un po' a doppio taglio. Perché? Perché questa funzione X ci permetterà di avere dei minuti in più di volo, cioè quei minuti che normalmente un drone con la sua batteria non dovrebbe darci, perché poi si rischia di danneggiare la batteria. Vi spiego cos'è. Supponiamo di allontanarci da noi, stiamo facendo le nostre riprese video, ci arriva il primo avviso al 40% di batteria, poi lo ignoriamo, ce ne arriva un altro finché diciamo no, aspetta, continuo ancora, poi lo faccio tornare quando voglio io, quindi annullo tutti gli avvisi. Ovviamente a un certo punto decido di tornare, però quando io decido di tornare non ho più i minuti necessari per ritornare realmente da dove sono partito. A quel punto possiamo andare ad attivare questa funzione X. Piuttosto che far atterrare il drone in una zona dove non riusciremo ad andare a prenderlo, attiviamo questa funzione X, in cui il drone utilizza le batterie proprio fino alla fine, praticamente quella piccola percentuale di batteria che deve sempre rimanere all'interno della batteria per non andare a danneggiare le celle della batteria, ci verrà
resa disponibile, quindi avremo magari 2-3 minuti in più di volo, adesso non so quantificarlo, però una cosa del genere, che ci dà la possibilità di far arrivare il drone fino a noi. Ovviamente questa funzione è utilizzabile solo 5 volte per ogni batteria, quindi non possiamo usarla tutte le volte che vogliamo, valutiamo bene che è utilizzabile 5 volte per batteria e soprattutto valutiamo bene di non usarla per niente, perché la scelta di Apsan di darci solo 5 possibilità per ogni batteria, perché la batteria ogni volta che si usa questa piccola percentuale in più di batteria rimanente all'interno delle celle rischia appunto di andare a danneggiare le celle stesse. Quindi un utilizzo spropositato di questa funzione andrebbe a danneggiare le batterie e quindi le batterie poi andrebbero sostituite. Quindi Apsan con le sue prove e i suoi test ha valutato che fino a 5 volte le batterie non si danneggiano, di più c'è quel rischio. Quindi la valutazione di questa funzione è solo per un caso estremo di emergenza, non wow la uso così ho minuti in più di volo. No, non è quello il senso. Il senso è: se non uso questa funzione il drone mi atterra là su una pianta, mi atterra in mezzo al lago, mi atterra in quella zona dove non posso andare a prenderlo, perché come sapete lui quando arriva sotto una soglia di percentuale che mi sembra il 5%, lui comunque atterra ovunque. Questo ovviamente tutti i droni hanno questa funzione appunto per non precipitare, mentre con questa funzione X possiamo andare a dargli quel un po' più di minutaggio di volo per ritornare, ma solo come emergenza. Questa è una funzione che secondo me è molto interessante, ma è anche un po' pericolosa, perché gli utenti devono capire che non è ah wow X e ho più minuti di volo. No, non è proprio così. Quindi ragazzi, queste sono tutte le novità per quanto riguarda il nuovo drone Apsan, che è in arrivo già a settembre. Se Apsan manterrà i suoi prezzi, secondo me sarà un drone pazzesco, perché questo drone secondo me è stato tanta roba, è stato un po' bruciato da Apsan per alcuni errori che non avrebbe dovuto commettere, soprattutto per quanto riguarda la stabilizzazione del gimbal che creava questo effetto gelo. Secondo me qual è stata la cosa che di più ha penalizzato questo drone, perché le altre cose ok adesso sono state risolte, ma non erano cose per cui uno diceva no che palle questa cosa non funziona, anche i sensori da calibrare tutto, però erano tutte cose che comunque nessun altro drone aveva, questo invece li aveva, quindi non c'era un termine di paragone su come li avrebbero introdotti gli altri su 249 grammi. Però l'effetto gelo su droni fatti per fare registrazioni video era davvero fastidioso. Chi ha comprato il drone si è trovato l'effetto gelo molto accentuato, io per fortuna no nel mio modello, però capisco che sia stato veramente fastidioso. Quindi se Apsan dovesse mantenere i suoi prezzi potrebbe diventare un sassolino molto fastidioso nella scarpa, sia in quella di DJI che in quella di Autel. Questo ne sono convinto, perché comunque quel potenziale era già tanto, e migliorare quelle cose che non hanno funzionato, secondo me, mantenendo un prezzo alla Apsan, potrebbe essere di quelle cose che veramente fanno la svolta nei droni 249 grammi, visto poi i prezzi che abbiamo raggiunto con lui o con Autel. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato tutte le novità di questo nuovo drone di casa Apsan, l'Apsan Zino Mini Pro versione R, vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler, tantissime cose arrivano su Instagram, quindi ragazzi vi invito a seguirmi su Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.